Nella vicenda Lehman Brothers stiamo intervenendo a favore dei nostri clienti, a tutela e difesa dei loro risparmi. 10 anni fa Ennio Doris annunciava che Mediolanum sarebbe stata concretamente vicina ai clienti nella crisi Lehman Brothers. Oggi continuiamo ad esservi vicini per dare più soluzioni per i vostri risparmi, gli investimenti, per scegliere il mutuo e per proteggere voi e la vostra famiglia. 10 anni fa come oggi, consulenti da sempre. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Dai forma al tuo trading. 15.000 mercati anche azioni. Piattaforme e tecnologia ai massimi livelli. Team italiano con sede a Milano. IG, tutto quello che ti serve per dar forma al tuo trading. Apri un conto su IG.com. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Bentornati su Blu Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Governo dritto sparato verso la multa da 3 miliardi. Manovra, solo le aste bot tengono alto il morale. Gestorium 2019 con tante sfide e opportunità. Risparmio gestito, ottobre in flessione. Banca Mediolanum, reclutamento da 10 lode. Grande successo milanese per IT Forum. Un pacco sotto l'albero di Natale, ma il deposito che l'Italia potrebbe essere costretta a versare nell'ambito dell'eventuale procedura di infrazione per eccesso di debito sarebbe tutt'altro che una gradita sorpresa. Già mercoledì 19 dicembre potrebbe infatti arrivare la sanzione per la deviazione dalle regole del patto di stabilità e crescita. Così almeno scrive il quotidiano tedesco Handelsblatt, partendo dal presupposto che i ministri finanziari dell'Unione Europea approveranno la richiesta di procedura fatta dalla Commissione. A quel punto la sanzione, che comprenderebbe un deposito fino allo 0,2% del PIL, pari cioè a circa 3,5 miliardi di euro, sarebbe quasi certa e sarebbe l'antipasto di un piano di rientro con correzioni annue del 3,5% del PIL. Nell'attesa della futura stangata da Bruxelles, il morale italiano non affonda, perlomeno finanziariamente parlando. Lo spread BTP Bund ha chiuso l'ultima seduta senza grandi scossoni, in lieve contrazione intorno ai 290 punti base. Il differenziale, contrariamente ai timori di alcuni operatori e analisti, si è mantenuto al di sotto dei 300 punti. Segnali positivi sono arrivati dall'asta bot a 6 mesi effettuata dal ministro del Tesoro, che ha collocato 6,5 miliardi a tassi invariati rispetto ad un mese fa e con la domanda solida, con un rapporto bill to cover a 1,6. A questo proposito, il rischio collegato all'offerta di nuovi titoli da parte dell'Italia sta per scomparire, almeno nel breve termine, dato che le esigenze di finanziamento per il 2018 sono state quasi interamente soddisfatte, affermano gli strategist di Citigroup. La manovra italiana, la Brexit e le politiche monetarie americane sono stati alcuni degli argomenti al centro della Global Outlook sul prossimo anno presentato da Mediobanca SGR, Morgan Stanley e Société Générale. Le previsioni sono concordi: nel 2019 la crescita italiana rallenterà e scenderà probabilmente all'1,1%. Per quel che riguarda lo spread, ci aspettiamo la permanenza del rischio politico italiano e nessun ripensamento significativo da parte del governo, ha sottolineato Morgan Stanley. Secondo gli esperti delle tre case di investimento, l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte non potrà spingersi troppo in avanti nelle deviazioni fiscali, perché il mercato farebbe schizzare i rendimenti dei BTP a rialzo. L'industria del risparmio gestito chiude il mese di ottobre in flessione di 0,9 miliardi di euro. La raccolta netta da inizio anno si mantiene positiva per quasi 13 miliardi, fa sapere Assogestioni. Come segnala l'associazione guidata dal presidente Tommaso Corcos, le sottoscrizioni sono polarizzate dalle gestioni di portafoglio per 3,8 miliardi, si registrano riscatti tra le gestioni collettive per 4,7 miliardi e il patrimonio in gestione si attesta a quota 2.021 miliardi di euro, in particolare per l'effetto della volatilità registrata sui mercati ad ottobre. Nell'ambito dei fondi aperti terminano il mese in territorio positivo e prodotti monetari bilanciati. Tra le società spicca l'exploit di Poste Italiane, che si pone infatti nettamente in testa alla classifica della raccolta netta del periodo con 4,5 miliardi di euro, seguita sul podio dal gruppo Generali con 695,6 milioni di euro e dal gruppo Allianz con 164,2. Con i 10 nuovi professionisti inseriti ad ottobre salgono a 96 neoconsulenti finanziari entrati nella rete di Family Banker di Banca Mediolanum. Per la rete guidata dalla D Massimo Doris, la metà dei nuovi professionisti ha maturato un'esperienza significativa in ambito bancario, precisamente Michelangelo Di Martino, Fausto Tori, Anna Zeppellini, Fabio Violante e Laura Forno. Nel team coordinato da Walter Schneck, regional manager della Sicilia, si inserisce Michelangelo Di Martino. La squadra guidata da Luca Testolina, regional manager dell'Emilia,
Lega si rafforza con l'ingresso di Fausto Torri, mentre entra nel team coordinato da Ciro Della Valle, regional manager della Lombardia, Anna Zeppellini. Nella squadra capitanata da Walter Morun, giù regional manager della Puglia, entra Fabio Violante e infine con l'ingresso di Laura Forno si rafforza il gruppo di banker in capo ad Antonio Cibin, regional manager del Triveneto Est. Si è conclusa a Palazzo delle Stelline di Milano la tradizionale due giorni dell'edizione milanese di T-Forum, il maggiore evento in Italia rivolto al pubblico dei risparmiatori e dei consulenti finanziari, organizzato da Investment and Trading Events in collaborazione con TraderLink, Trading Library e Morningstar. Sale gremite, grande partecipazione di pubblico e apprezzamento degli operatori, con numeri che ancora una volta hanno confermato il successo dell'iniziativa. 2.328 presenze nelle due giornate, 67 convegni, 178 relatori e 56 aziende partecipanti. Passiamo ora al consiglio del giorno offerto anche quest'oggi da finanzaoperativa.com, Snam, Rete Gas. Il consiglio: buy per Banca IMI con target a 4,60 euro. Dopo un'apertura in mattinata a 3,82, la società ha avviato un'offerta di riacquisto rivolta ai portatori di 6 prestiti obbligazionari per un ammontare da rimborsare intorno ai 2,94 miliardi di euro. Ecco in conclusione la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile nel NAV a guidare la classifica un punto di AXA, mentre ultima posizione per HSBC. Qui da Blue Rating News abbiamo terminato, anche quest'oggi vi auguriamo un ottimo investimento. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com